che immagine daresti all'Unione Europea? Qual è un'immagine che ti viene in mente? Così camminando, non solo mi è venuto in mente, ma l'abbiamo incontrata. Eccola la medicina europea, eccola grande supposta, il recovery, il programma Sure, il MES, eccola qua la grande supposta con cui l'Europa vorrebbe medicare, ok, la crisi post-Covid, ma non solo la crisi post-Covid, è sempre stato così, cioè l'Europa ti dice io ti do un po' di soldi, tu in cambio mi dai la vita, mi dai le riforme, mi dai il controllo sulla tua democrazia, eccola la supposta che serve per annientare le costituzioni, i diritti, le libertà di scegliere delle politiche diverse. Allora se questa è l'immagine dell'Europa, quest'altra invece è l'immagine, una delle immagini simboliche di Londra, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, che ha scelto di uscire dall'Unione Europea. Vedete, in queste giornate londinese ho avuto modo di parlare con alcuni italiani che da anni sono qui a Londra e mi hanno raccontato quello che a loro è successo nei mesi di Covid, nei mesi di un lockdown che qui è stato decisamente diverso. Bene, loro hanno ricevuto subito i soldi, hanno ricevuto subito quei soldi che gli ha consentito loro di poter vivere nonostante uno stipendio venisse meno. Anche gli imprenditori ne hanno avuto subito i soldi. E sempre questi nostri amici che abbiamo incontrato qui, andando nei ristoranti, nei pub, camminando, ci hanno raccontato che loro dall'Italia avevano delle notizie allarmanti, perché i loro amici, i loro familiari, i loro parenti non avevano ricevuto i soldi della cassa integrazione, non avevano ricevuto nulla di nulla. E quindi ci hanno raccontato in maniera plastica che nonostante la difficoltà, qui a Londra la risposta è arrivata immediatamente. Ed ecco perché siamo qui a Londra. Siamo venuti a un po' tentare di costruire un percorso nuovo e abbiamo incontrato Farage, l'amico Farage che da anni aveva deciso di cambiare rotta per la sua Gran Bretagna e di cominciare a predicare il verbo di Brexit. Ora con lui abbiamo cominciato a ragionare su Italexit, sulla possibilità di uscire, ma non per capriccio, perché dobbiamo tornare ad essere liberi, dobbiamo tornare ad essere pienamente sovrani delle nostre leve. Non possiamo aspettare che un Rutte qualsiasi ci dica, lui che tra l'altro è capo di un paradiso fiscale, ci dica come dobbiamo tenere i soldi. Quei soldi ci servono adesso, sono 6 mesi che siamo dentro la peste bubbonica del Covid e del post-Covid e i soldi non arrivano, continuano a non arrivare ed è mai possibile che dobbiamo fare aprire dei tavoli, delle trattative con un'Olanda e con i famosi paesi frugali che ci pongono delle condizioni. A noi i soldi servono adesso, qui non hanno dibattuto quando dare i soldi, li hanno dati subito. Ecco perché con Farage abbiamo deciso di intraprendere un cammino politico comune insieme ad altri paesi che vogliono uscire dall'Unione Europea e quindi Italexit sarà la nostra proposta politica. Mi raccomando, noi ci siamo, voi no.